Presidente Mauro Marrone, con il suo nuovo look, con questa barba, insomma è sempre un momento emozionante, no? Quello della grande festa per premiare atleti, società e dirigenti del 2018. Quando con i miei collaboratori prepariamo questo elenco ci accorgiamo che ogni volta arriviamo oltre i 100. Significa che c'è tanto lavoro nostro, ma anche tanto lavoro delle società, tanto impegno dei ragazzi. Ed è sicuramente il riconoscimento dei sacrifici che facciamo tutti quanti e quello di avere tanti ragazzi da premiare, tante persone da premiare. Nel tuo breve intervento iniziale hai detto che il 2018 è stato un anno di transizione. Perché? Ma per quello che riguarda i numeri, perché abbiamo avuto un calo soprattutto nelle società affiliate, però ho visto che già nei primi giorni del 2019 siamo in controtendenza, quindi questo mi consola. Ci sta che una crescita continua dal mio primo anno di mandato, c'è stato un anno un attimino di rallentamento, però sono fiducioso che ripartiamo. E poi è vero che questo è uno degli indicatori, però quello delle gare organizzate è in crescita, quindi vuol dire che c'è salute e che c'è voglia di fare. Si parlava di numeri, però l'Abruzzo si distingue anche per l'ottima capacità organizzativa. Quest'anno due gli appuntamenti importanti per quel che riguarda proprio i campionati italiani, poi naturalmente ci sarà l'arrivo del Giro d'Italia con la doppia giornata, però insomma campionato italiano marathon a fine giugno ad Aielli e poi a fine luglio il 28 i campionati italiani donne elite e juniores. Ormai siamo abituati a organizzare grandi eventi, quindi se stiamo senza non ci sappiamo stare. Già per il 2020 ci sono nuove idee per organizzare altri eventi, quindi... Ci può anticipare qualcosa, Presidente? Adesso è presto, quindi intanto godiamoci, organizziamo, facciamo bella figura e godiamoci questi del 2019, che sono due campionati molto molto importanti. Però, come hai detto te, abbiamo dimostrato negli anni di essere capaci di organizzare anche ad alto livello. Nippo Vini Fantini, dopo due anni di purgatorio, farà il Giro d'Italia, le wild card proprio notizia di qualche giorno fa, tutti contenti, anche l'Abruzzo, no? Sicuramente, perché porta il nome di sponsor abruzzesi, quindi da questo punto di vista siamo contenti. Poi io sono tifoso di questa squadra, quindi chi può essere più contento? Un riconoscimento meritato, ovviamente quando si fanno delle selezioni qualcuno rimane fuori, qualcuno è dentro. Quest'anno per fortuna questa squadra è stata chiamata e avrà modo di farsi valere, anche perché ha bei corridori che sicuramente faranno divertire il pubblico e farti fare gli abruzzesi.